l'ottava vittoria nelle ultime 10 partite, vale i playoff per il Gozzano. Eppure il match non era partito bene per la squadra di casa. Infatti al quinto, scontro aereo tra Paresi e Bettoni, ad avere la peggio il giocatore del Gozzano, costretto a lasciare il campo in barella. Gozzano in vantaggio a quarto d'ora. Punizione da tre quarti di Guitto per la testa di Emiliano, che trova il gol dell'1-0. Alla mezz'ora arriva il 2-0 ai padroni di casa. Segato disegna un assist delizioso per Luna Donne, che in diagonale supera Cizza. Al primo di recupero il Gozzano va ancora a segno. Il primo tiro di Segato viene respinto. A Peri il più leste, di ingirata, sigla il gol del 3-0. Nella ripresa dopo 3 minuti, Segato per Luna Donne, per A Peri il diagonale, si stampa sul palo, a portiere battuto. Al 26esimo la squadra di Gardano cala il poker. Luna Donne lancia rete Gulin, che prima supera il portiere, poi scrive il suo nome nella lista dei marcatori. Al 37esimo rigore per gli ospiti. Intervento di mani di Lenoci dopo un colpo di testa di Emiliano. Il signor D'Amato non ha dubbi ed indica il dischetto dagli 11 metri. Daniello trasforma. Al 93esimo il Gozzano trova con Aperi, lanciata rete da Mantovani, il gol del definitivo 5-1.